pagare posso darti un piatto di fagioli. Lasciali qua. Eccoci qua. Ci facciamo questa fagiolata alla Trinità. Mi sono messo pure il video, così bottigliozza di vinello, tanto stiamo a casa. Pane, eccolo qua, tutto rigorosamente in padella. Signori, oggi super fagiolata, eh? Oh, rigorosamente col cucchiaio di legno. Oh, sì. Ok. E buon appetito. Alla salute. La vostra. Di lusso, c'avevo proprio la voglia, che poi mi è venuta l'idea ieri sera, mamma quanto sono buoni, oh. Ma adesso vi spiego come li ho fatti. Guarda. Mamma mia. Hai avuto fortuna, sei solo un animale affamato. La salute, tanto siamo a casa, poi vado a dormire, oggi pomeriggio sto di riposo. Ah. Mamma mia, queste si mangiano proprio obbligatoriamente direttamente in padella. Col pane fresco comprato oggi, lo vogliamo fare qua, vediamo. Fagioli, uno è cascato, ma ora ce lo prendiamo. Squisiti proprio. Ogni tanto ci vuole una cosa del genere, eh? Buonissimo. Se vuoi una croce con un nome sulla fossa, dimmi come ti chiami. Mi chiamano Trinità. Trinità.
Mamma mia, che è? Ah, sì. Amore, che fai là? Dove stai? Stai in giro? Bella! Alla vostra. Pane fresco di stamattina. E qua è. Oh. Che poi? Che poi? Ieri sera. È stata forte, è stato ieri sera. Perché mi era venuta questa idea di farmi fagioli, perché stavo scorrendo un attimo su YouTube, ogni tanto mi metto a vedere magari qualche notizia, qualche video, così per passare il tempo prima di andare a letto. E l'algoritmo di YouTube mi ha fatto capitare sotto gli occhi la scena del film di Terence, di Trinità, no? Di fagioli, ho detto, bah, mi è venuta la voglia, ho detto, bah, mo, giorni questi, che poi non è passato, manco 24 ore sono passate praticamente, mi devo fare i fagioli, no? Alla Terence Hill. E ci ho pensato, mi è venuta l'idea, no? Buonissimo. Strepitosi, come diceva il maestro. Bello. Come dicevo, mi è venuta questa idea. Dopo un po' mi arriva la notifica. Come ci ho pensato? Mi arriva la notifica di un amico che ci ha commentato, no? Che mi ha detto, a quando i fagioli di Terence Hill? Ha detto, guarda, ci ho pensato proprio adesso, guarda un po' la telepatia. Mamma mia. Comunque, ognuno magari c'ha il suo modo di farli, no? Poi ovviamente, come dico sempre, come ho detto anche ieri, ma è un altro video, mi sa. Ognuno mangia come vuole. Io li ho fatti in questo modo, adesso ve lo spiego. Però guarda, non ce la faccio a parlare perché, guarda, sono buonissimi. Questo bicchiere di vinello ha messo un po' la brillanza, poi un bel riposino ci sta, poi oggi fa freddo, fuori piove, ci sta alla grande, tanto fino alle 6 sto a casa e poi alle 6:30 comincia la messa. Fino alle 6 sto a casa, quindi la voglia posso farmi proprio. Che ne sono? Ma? Quasi le 3, ma due ore e mezza di sonno pieno, quindi. Poi vengo, prendo la macchina qua vicino. Piano piano qua. Sta finendo. Allora. Ognuno c'ha la sua ricetta, poi ovviamente se qualcuno c'ha qualche idea, ma la può, cioè io sono aperto a ogni idea, per carità, me lo dice, se gli fa piacere, io li faccio così, ci metto
il soffritto, non riesco proprio a parlare, oh mamma mia, c'è proprio lo squaglio della mascella, della fame. Infatti, ci ho messo il soffritto, sedano, caduto e cipolla, olio rigorosamente extravergine di oliva, per carità. Ma spiegando mangio. Poi, mezzo peperoncino e pancetta affumicata. E a loro ho fatto soffriggere. Una volta che si è soffritto bene, ho dato una piccola sfumata di vino bianco. Poi ci ho messo i fagioli, un po' di salsa di pomodoro. Ho chiuso e ho fatto cucinare a fuoco lento per una ventina di minuti, il tempo che si ritirava un po' l'acqua, si ritirava l'acqua che ho messo. Poi ci sta la pancetta affumicata dell'alloro, che danno una spinta proprio come si deve. Rimusso. Ultimo boccone. Ai ai ai. Mo si fanno sentire. Vieni qua. Vieni qua. Stop. Ci stava lavorando. La gatta sta dormendo, il gattino che ha già mangiato, si è mangiato la bustina prima sua, straccetti di pollo, quindi sta a posto. Adesso a nanna. Amore? Si è messo la copertina calda. Beh, fagiolata andata, alla prossima, un abbraccio.